abbiamo completato un quadro sufficiente e siamo tra l'altro uno dei pochi paesi in Europa e nel mondo ad avere un quadro di norme tecniche, di delibere, di norme regolatorie così preciso e definito. Quindi da questo punto di vista direi che il lavoro che è stato fatto è ampiamente sufficiente per quello che sono gli obiettivi. Quello che manca è quello che dicevo prima, cioè manca un pochettino il contesto al contorno, cioè un mercato elettrico più attento alla generazione diffusa, alle fonti rinnovabili non programmabili, ai piccoli produttori e consumatori locali, che possa abilitare questi soggetti a massimizzare l'autoconsumo da una parte, a partecipare al mercato dei servizi di dispacciamento dall'altra, sicuramente sarebbe una leva, una spinta per la diffusione dei sistemi di acquisto. Noi abbiamo una riforma in atto che viene delineata in buona parte anche dall'Europa. C'è un target model europeo di mercato elettrico verso cui dobbiamo tendere, ed è un target model che tiene in una considerazione diversa e più importante il sistema elettrico, la generazione diffusa e le piccole realtà di produzione e consumo. E è da questo modello che dobbiamo tendere. Ad esempio, l'autorità ha pubblicato nell'estate scorsa, nell'estate del 2016, un documento di consultazione, il 298/2016, che è stato citato più volte nel convegno, e che effettivamente introduce delle prime modifiche all'MSD per poter far partecipare i soggetti che oggi sono esclusi: la domanda elettrica, gli impianti da fonti rinnovabili non programmabili e la generazione distribuita. Siamo ancora in attesa della delibera e delle conseguenti attività che Anteterna deve mettere in campo, considerando che il DCO dava una data utile per essere pronti al 1° gennaio di quest'anno, quindi siamo già un pochettino in ritardo. Il periodo di esercizio che ha mostrato l'ingegner Pastaria riguarda 7 mesi, di cui la parte principale è il periodo invernale, quindi i test sul periodo estivo sono ancora, i risultati sono ancora da vedere, e i risultati più importanti sono stati una disponibilità del sistema di accumulo superiore al 90% e un risparmio di combustibile, quindi di gasolio, superiore al 15%, e diciamo anche un miglioramento della qualità dei servizi di regolazione di frequenza e di tensione erogata rispetto alla soluzione basata solo sui generatori diesel.